Come sempre sono tantissimi gli spazi di approfondimento all'interno di pomeriggio, ma come sempre apriamo con l'oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'Ariete nasceva un grande, grande direttore d'orchestra italiano. A Parma nel 1867 nasceva Arturo Toscanini. Figlio del sarto e garibaldino Claudio Toscanini e dalla sarta parmense Paola Montani. Il padre era un grande appassionato di arie d'opera, che intonava in casa con amici dopo averle apprese al Teatro Regio, che frequentava spesso da spettatore. Questa passione contagiò anche il piccolo Arturo. Una delle sue maestre, la signora Vernoni, notò che il piccolo Arturo, dopo una sola lettura, memorizzava le poesie senza più dimenticarle. E così, gratuitamente, gli diede anche lezioni di pianoforte e di teoria musicale. Arturo dimostrò anche qui di avere una memoria pazzesca, infatti ascoltava un brano e lo riproduceva al pianoforte. E così la maestra gli suggerì ai suoi genitori di iscrivere il piccolo Arturo al conservatorio, alla Regia Scuola di Musica, il futuro conservatorio di Parma. A 9 anni il grande Arturo Toscanini si iscrisse al conservatorio vincendo una borsa di studio, ma non come pianista, ma come violoncellista. E studente tredicenne gli venne concesso di far parte dell'orchestra violoncellistica del Teatro Regio. Nel 1886 si unì come violoncellista e secondo maestro del coro a una compagnia operistica per una tournée in Sud America. In Brasile, durante il tour, il direttore Leopoldo Miguez abbandonò la compagnia dopo una sola opera. Il 30 giugno del 1886 la compagnia doveva rappresentare al Teatro Lirico di Rio de Janeiro l'Aida di Giuseppe Verdi con un direttore d'orchestra sostituto, Carlo Superti. Superti però fu subito contestato dal pubblico e non riuscì nemmeno a dare l'inizio all'orchestra. Immaginate che caos, e nel caos più totale Toscanini, incitato da alcuni colleghi strumentisti, prese la bacchetta, chiuse la partitura e iniziò a dirigere l'orchestra. Ottenne un successo pazzesco e divenne il direttore d'orchestra ufficiale a soli 19 anni. E nel giugno 1898 iniziò a dirigere presso il teatro alla Scala di Milano. Arturo Toscanini, antifascista, si allontanò dal regime e dall'Italia di Mussolini e rifiutò anche l'invito di Adolf Hitler per dirigere in un festival germanico. Il maestro, mentre era impegnato a preparare il Crepuscolo degli Dei di Wagner, conobbe la sorella di Carla, Ida De Martini, che fu subito amore a prima vista e la loro unione durò per tutta la vita. Il matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare per volontà di Arturo in forma assolutamente riservata e lontano dai clamori mondani, vide invece la giovane coppia accolta niente meno che dalla banda del paese, dove era stata programmata la cerimonia. La calorosa e pubblica accoglienza non piacque affatto al giovane Toscanini, che restò scontroso tutto il tempo. Visse negli Stati Uniti fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ritornò in Italia solamente dopo l'istituzione di un governo democratico nel 1946. Alcune curiosità di questo grande direttore d'orchestra, Arturo Toscanini. Nel 1949, pensate, rifiutò la nomina di senatore a vita per meriti artistici, inviando il seguente telegramma al primo presidente della Repubblica. Scrisse questo: è un vecchio artista italiano, turbatissimo dal suo inaspettato telegramma, che si rivolge a lei e la prega di comprendere come questa annunciata nomina a senatore a vita sia in profondo contrasto con il suo sentire e come egli sia costretto, con grande rammarico, a rifiutare questo onore. Desidererei finire la mia esistenza nella stessa semplicità in cui l'ho sempre percorsa. Grato e lieto della riconoscenza espressami a nome del mio paese, pronto a servirlo ancora qualunque sia l'evenienza. Accolga il mio saluto e rispettoso omaggio. Toscanini si ritirò all'età di 87 anni,
terminando una straordinaria carriera e una vita meravigliosa piena di grandi successi. E anche per oggi, in diretta dalla SLM Sound Live Music Accademia dello Spettacolo di Pineto, Silvia Pagni vi abbraccia e vi aspetta domani. Ciao a tutti!